Bene oggi. Come tutti gli anni parte eh, l'anno anche dalla pastorale familiare, inizia oggi col convegno che per la prima volta eh, viene fatto in collaborazione con la pastorale vocazionale. Eh, ringraziamo quindi Don Simone per la sua disponibilità e proprio oggi, proprio per il discorso vocazionale, quindi vocazionale inteso matrimoniale e sacerdotale, abbiamo due importanti testimoni. Uno sarà questa mattina, parlerà Fabiana Guerra che è un insegnante di Reggio Emilia che ha fatto parte della commissione per la beatificazione di Rolando Rivi e appunto parlerà dell'aria dell che ha respirato Rolando Rivi, questo giovane martire beato, eh, martire a 14 anni: l'aria che ha respirato nella propria famiglia, eh, con gli insegnanti, con i sacerdoti. E così sarà anche la testimonianza questo pomeriggio eh, di Carlo Mocellin. Carlo Mocellin, marito di. Eh, Fabiana di Maria Cristina Cella, una giovane donna che ha 26 anni. Alla sua terza gravidanza si è accorta di avere un tumore. La scelta doveva essere fra rinunciare eh, alla, al bimbo che aveva in grembo o eh, continuare la gravidanza. Lei ha scelto di donare la vita. Ovviamente, eh, finita la gravidanza, ha iniziato le cure, ormai era troppo tardi e, e a 26 anni è morta. Anche lei, come testimonierà Carlo, è una persona normale, lo definisce una mamma normale. Una mamma normale, anche lei, innamorata di Dio. Quindi due bellissime figure di testimonianza. Parlerò dell'educazione e della possibilità di educare e donare la vita di come è possibile anche come famiglie, come educatori, come insegnanti, come formatori, eh, ad aiutare i nostri ragazzi a imparare, a donare la vita che comunque ci sarà chiesta, quindi in quale, in quale modo, come è possibile eh, impararlo nella quotidianità. Visto che Rolando comunque in questo senso è un esempio, essendo un ragazzino, anche lui ha avuto una famiglia molto importante per lui, dei sacerdoti molto importanti per lui, molto, cioè molto densi anche come, come vita, è stato educato cristianamente e ha seguito questa, questa strada proprio che l'ha portato fino a donare la vita. È una testimonianza che ha stupito anche me perché è un'esperienza, un, un più che testimonianza, che ha stupito anche me, un'esperienza di vita, di amore, vero? Vissuto nella sofferenza perché io sono vedovo da ormai da 18 anni, però all'interno di questa mia sofferenza c'è stato lo scoprire il valore della, della vita prima di tutto e soprattutto... Oh, così ho sperimentato l'amore vero e l'ho scoperto attraverso la presenza di un Dio che, che vive con noi e che mi ha aperto le porte dell'eternità, cosa che prima non conoscevo. Non è stato per mia bravura, non è stato assolutamente per capacità. Ed è quello che stupisce me. È stato soltanto perché ho capito quel poco che sono riuscito a, a capire o a intuire che Dio ci ama in una maniera grande e passa spesso anche attraverso le, le fatiche, le sofferenze della vita proprio a, così ad aprirti il cuore e, e a far sì che tu possa sentirti amato e sentirti suo figlio.